Buonasera, buonanotte a tutti i ragazzi dal vostro Gianni Giovanni Juventino Corvo. Fino adesso mi addoccio, mi lascio la testa bagnata perché si muore da caldo, anche se ci sono un po' di tuone qua a Messina. Comunque si sta ormai concludendo la 30ª giornata di Serie A. Manca pochi minuti a Napoli e Roma che per adesso stanno 1-1. Comunque facciamo il riepilogo della 30ª giornata. Juventus batte Torino 4-1, Sassuolo batte Lecce 4-2, Lazio viene travolta in casa dal Milan per 3-0, l'Inter perde per 1-2 contro il Bologna, Brescia-Verona 2-0 per il Brescia, altra vittoria per l'Atalanta, ottava di fila 1-0 contro il Cagliari, Parma-Fiorentina finisce 1-2 per i Viola, vittoria larga per la Sampdoria che batte lo Spal 3-0. Udinese-Genoa per adesso 2-2. Mancano ancora la partita fra, scusate, sto guardando bene, fra Napoli-Roma. Comunque, la classifica dice Juventus comanda la classifica a 75 punti, vinte 24, pari 23 e perse 3, fatti, gol fatti 63, gol subiti 26, Lazio 60, secondo con 68 punti, Inter 64 e Atalanta in Champions, allora 63, questi quattro andranno in Champions League, poi adesso c'è la Roma a 48. Il Milan segue a 46, a 45 c'è il Napoli, a 42 il Verona, a 41 il Bologna, il Sassuolo a 40, a 39 a due squadre, troviamo Cagliari e Parma, a 34 la Fiorentina, fin qui credo ci sia ancora la salvezza, a 32 la Sampdoria che oggi ha vinto e ha fatto veramente un salto avanti per la salvezza, l'Udinese a 32, il Torino a 31, il Genoa a 27. Il Lecce a 25 che oggi perdendo si sta inguagliando. La Brescia con questa vittoria diciamo, ha aumentato un pizzichino la salvezza con 21 punti e chiude lo Spal a 19 punti. Poi diciamo, andiamo. Questo comunque è stato belle partite. Scusate, sono un po' affaticato e faccio un po' di. Allora, capocannoniere Immobile capocannoniere per adesso con 29 punti, 23 gol. Segue Cristiano Ronaldo a 25, Lukaku a 20, Joe Pedro del Cagliari a 17, Muriel Atalanta a 16, Ilicic 15, Caputo Sassuolo 15, Zapata Atalanta 15, no, Zapata 14, scusate, insieme a Zego della Roma 14. Belotti 13, Lautaro Martins 12 e Compedaglia a 11, vediamo Cornelius, Parma, Dybala, Juventus e Mansogo, Lecce, Berardi, Boga a 10, Simeone e Milik. Si sta avvicinando però Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo si sta avvicinando, no, la partita più bella è stata, allora il Bologna ha vinto, il Brescia ha vinto per 2-0 gol di Paletti e Donnarumma contro il Verona. Bella vittoria del Brescia che alimenta un pochettino diciamo, la cosa salvezza. Paletti e Donnarumma decidono il match. Ma che caldo. Poi l'Atalanta batte 1-0 il Cagliari con gol su rigore di Muriel al 27esimo. La Juventus travolge il Torino nel derby 4-1, Dybala terzo, 29esimo Cuadrado, 61esimo Ronaldo, 80esimo autogol di Giù e al 51esimo minuto del primo tempo Belotti. Poi c'è stato il 4-2 del Sassuolo contro il Lecce, Caputo, Berardi, Caputo, Berardi, Boga e Mulder per il Sassuolo, per il Lecce Luccioni e Mancoso su rigore. Sto dicendo tutto, Parma 3-0 della Sampdoria contro lo Spal, ha segnato al 12esimo e 48esimo del primo tempo Linetti e poi chiude Gabbiadini al 45esimo.
C'è stato il 3-0 del Milan contro la Lazio, Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Rebic, Lukaku, Inter perde 2-1, avevo detto Lukaku si è portato in vantaggio con l'Inter con Lukaku, poi c'è stato un rigore parato da Martinez, poi gol di Lukaku e Barov portano il Bologna a vincere contro l'Inter. Il Cagliari ho detto, la Fiorentina batte Parma 2-1, Fiorentina passa in vantaggio con Pulgar, poi viene raddoppia sempre con Puga sul rigore e altro rigore per il Parma di Kučević. Udinese Genova 2-2, Farfán nella lasagna per l'Udinese e Pande e Pianamonti per il Genova che è pareggiato a fine partita 97esimo. Se l'ho detto. Comunque bellissimo questa giornata, vediamo che cosa fa. Intanto ha segnato Innaura che vince per 2-1 con Insigne, ha segnato Calejón e Insigne e vedo che è entrato Almalas all'86esimo, ci mancheranno 4 minuti. Il Napoli però sta battendo la Roma 4-1. Facciamo un bello riepilogo. La prossima giornata ci sarà martedì Lecce-Lazio alle ore 19:30, poi seguirà alle 21:45 Milan-Juventus, mercoledì 8 Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli alle ore 19:30, poi sempre mercoledì alle 21:45 Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma-Torino-Brescia, chiudono giovedì 9 Spal-Udinese alle 19:30 e Verona-Inter alle 21:45. Veramente mi piace questa classifica. La zona retrocessione ce ne sono, ma penso che lo Spal ormai è retrocesso, Brescia si possa comunque dal Genova a 27, Genova no, dal Lecce a 25, ancora fino all'Udinese 32 con la Sampdoria 32 rischiano, beh, comunque oggi la Sampdoria ha fatto una bella vittoria, se si potrebbe anche salvare la Sampdoria. La Juve arriva a 7 punti dalla Lazio e a 11 dall'Inter, che ha già perso. Ho detto che partirà la prossima settimana. I capocannonieri. A Serbia non interessa. Comunque stiamo aspettando che 2-1 sempre del Napoli. Che cosa ne pensate di questa giornata di campionato? Chi è secondo voi? Chi entrerà stavolta in Coppa UEFA? Che farà la cosa? Che belle partite ci sono, molto belle partite ci saranno da vedere. Ho fatto pure un casino, porcaccia la miseria. Ho fatto pure casino, ho fatto pure così. Beh, io sono nato per fare casini. Non credevo proprio che l'Udinese l'Inter perdeva. Non ci credevo proprio che l'Inter perdeva. Ora sto guardando un bellissimo film Ip Man che mi piace molto. Ip Man mi piace tantissimo. Riepilogo i risultati, riepilogo dell'antesima giornata, ormai quasi finita. Tra poco inizia domenica sportiva. Spero che questo video vi piaccia. Stiamo aspettando in diretta che finirà Roma-Napoli. Napoli-Roma. Allora, ora sono in un calcio di rigore, sempre 2-1 per il Napoli, che sta battendo la Lazio, 2-1, Calejón in vantaggio, poi pareggio di Mkhitaryan, ora l'altro 2esimo Insigne. Con questo gol il Napoli, aspetta, con questo gol il Napoli arriva a 48 punti e acciuffa proprio la Roma. La Roma. Comunque la Juve se ne ha fatto 63 gol fatti e 20 subiti, però fa paura l'Atalanta. 83 gol fatti e 39 subiti, 5 solo perse l'Atalanta. Fortissima l'Atalanta, che ne vogliono, fortissima l'Atalanta. L'Atalanta è forte. Con lo riepilogo, Juve Torino 4-1, Sassuolo Lecce 4-2, Lazio 0, Milan 3, Inter 1, Bologna 2, Brescia 2, Verona 0, che così il Verona sta rischiando l'Europa veramente. Cagliari viene sconfitto dall'Atalanta per 1-0,
Parma-Fiorentina 1-2 per i Viola, Sampdoria sbanca in casa contro il Spal 3-0, un bel pareggio a 2-2, Genova pareggia a fine partita, e ora manca pochissimi minuti alla fine del... Però era stato annullato anche un gol a Simeone del Cagliari che ha toccato con le mani. Allora come farà a giocare? Vabbè, penso che la Juve farà 4 punti in queste ultime gare, 4 punti in queste ultime gare, vediamo, perché sono fiducioso io, sono molto fiducioso. C'è caldo ragazzi, che caldo, c'è caldo, io vedo, c'è caldo. Non scherzo, c'è caldo, c'è caldo, c'è caldo. Tra poco dovrebbe iniziare, credo, la domenica sportiva. Sì, la domenica sportiva, infatti, inizia la domenica sportiva, bella, me la gusto la domenica sportiva. La amo, ad tanto che non vedo la domenica sportiva, è bella in pace. E come dopo, ho messo un pochettino vaso, che sto aspettando che finisce la partita tra... No, è finita, è finita. Napoli, Napoli batte la Roma 2-1 e si porta alla pari del Milan. Rivediamo la classifica. Juventus batte Torino 4-1. Sassuolo batte Lecce 4-2. Lazio perde in casa con Milan 3-0. Inter perde in casa con Bologna 2-1. Brescia vince in casa 2-0 col Verona. Cagliari perde in casa con l'Atalanta per 0-1. Parma perde in casa 1-2 con la Fiorentina. Sampdoria vince in casa travolgendo la Spalla per 3-0 e quasi sale. Diciamo bella vittoria per la salvezza. Udinese Genova 2-2 e Napoli vince con la Roma 2-1. E si avvicina ora. Si avvicina. Ha superato anche il Milan, diciamo, con i punti. Roma, cazzoada, Roma e Napoli 48. 1046, peccato che il Verona che si sta avvicinando all'Europa. Comunque classifica Juventus 75 e in Champions League Lazio Inter Lazio 68 Inter 64 e Atalanta 69 in Champions League. Coppa UEFA adesso Europa League. Roma e Napoli a 48 punti, a 46 punti il Milan, a 42 il Verona, Bologna 41, Sassuolo 40, Cagliari 39, Parma 39, 34 la Fiorentina, 32 punti, Sampdoria e Udinese. E qua c'è la zona molto calda, Torino 31, Genova 27, Lecce 25, Brescia 21 e Spal 19. I Capocannonieri, Immobile 29, Ronaldo 25, Lukaku 20, Joao Madro 17, Muriel 16, Ilicic 15, Caputo 15, Zapata 14 con Zeko, Belotti 13, a 12 punti c'è Lautaro Martinez e Petagna, a 11 c'è Cornelius, Dybala e Mansoku, Berardi e Boga e a 10 c'è Simeone e Milik. Il video quasi sta per terminare, siamo alle 23:43 e alla 30ª giornata mi sembra si è concluso. Bellissimi risultati. Penso che la Juve era ormai quasi campione d'Italia. Sicuramente. Quasi mezzanotte. No, quasi mezzanotte, questo mai. Ciao ciao ragazzi, mettete un bel like.